make your wish come true. I got a thumb, set me free, baby. I'm a genie in a bottle, baby. Brava. Si sta divertendo. Per quasi me bravo. È un grande sì, ragazzi. Sì, sì, ma aspettavo sì. L'applauso solitamente, Patrizio. No. Invece no, non mi è piaciuta tanto. Per me, no. Non ti è arrivata. A me non è il malmostoso Patrizio oggi alle 838. A proposito di messaggi, 3420000700. Osservazione pertinente. Sozzoni, non fate più questi scherzi. Accendo la radio, sento tra poco le canzoni travisate. Dico, oddio, è tornato lunedì. Io ero convinto fosse giovedì. No. Oggi è lunedì 3 novembre 2025. Esatto, abbiamo verificato. 2025 è lunedì. Alle 8:38 di lo sappiamo, ma lunedì non eravamo in onda. Vi possiamo lasciare una settimana senza canzoni travisate? E poi è bella la sorpresa, no? Voi stavate andando al lavoro e dici, qua giovedì le canzoni travisate. Che potete segnalare a Punto Prevignano, appunto a Prevignano, appunto Prevignano, @dj.it. E per 4,99 in più anche le vostre travisate brutte. Non mettere strane idee. Partiamo subito, non perdiamo tempo. Dai, sì. Max Giorgi, Shakira featuring Maluma, Trap. Allora, ascoltami, bello. Shakira. Proprio bello. Guarda qua, dice Maluma. Dai, un po' di concentrazione e finiamo sto strazio. Cos'è la radice quadrata di un numero? E quel numero che elevato al quadrato riproduce il numero in questione. Facciamo un esempio. Prendiamo il numero 6, lo eleviamo al quadrato, cioè lo moltiplichiamo per se stesso. Avremo come risultato 36. La radice quadrata di 36 è 6. Ok? La radice quadrata è l'operazione inversa dell'elevazione al quadrato. Shakira guarda Maluma con la faccia stolida e l'occhio appannato. Vabbè. Applica quello che ti ho detto, calcola la radice quadrata di 49. Ora vado, poi torno, poi fai il calcolo. Shakira prende il cellulare e telefona al bomba atomica, al suo amico. Bomba atomica, certo. Qual è la radice quadrata di 49? Ma come, qual è? 13,7. Grazie. Torna Maluma. Allora, hai risolto? Sì, fa 13,7. Me l'ha detto il bomba atomica. Bomba atomica. Inorridito da tanta crassa ignoranza, Maluma strilla e dice: chi l'ha risolto? 7, fa 7. Quiero besarte. 7 fa 7. 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 Quiero besarte. Sette fa sette. Vinto, proprio sconfitto. Sono convinto che basta mettere il nome Ale qua dentro e la storia è stata vissuta poche ore fa. No. Max Giorgi, Shakira featuring Ozuna, Monotonia. Sempre Shakira. Che ricordiamo salta dal tram e caga il purè. Ma scusa, appena detto questo è colpa tua. Questa è colpa tua. Questa è colpa tua. Poi Shaki che mi dice domani ho la verifica sulle radici quadrate, ma non capisco niente. Meno male che c'è il bomba atomica che mi aiuta. Stai messa benissimo. E dai, comunque non è difficile la radice quadrata. È quel numero che moltiplicato per se stesso ha come risultato un numero originale. Ogni numero reale non negativo ha un'unica radice quadrata non negativa chiamata radice quadrata principale. Comprì? Shakira guarda Ozuna con la faccia stolida e l'occhio appannato. Per esempio, radice quadrata di 121, chiedo al bomba atomica. No, non ti conviene, poi Maluma ti controlla il cellulare. In che senso? E Ozuna le dice, lui guarda i contatti tuoi. Se ti controllano i contatti non è per la radice quadrata. Che croce. Ancora Max Giorgi, Six Feet Under, Incision. Però è una monografica di Max Giorgi. Grande protagonista, non so cosa dirvi. Lezioni di guida, Chris Barnes con Shakira sulla macchina con doppi pedali. Prima di partire l'ingegner Barnes si accerta che Shakira abbia studiato un po' di teoria. Allora mi dica, quando due o più veicoli stanno per impegnare un'intersezione, a chi si ha l'obbligo di dare la precedenza? Alle bisarche che arrivano da sinistra. Come si calcola lo spazio di arresto? Si fa la radice quadrata di 40. Perché me l'ha detto il bombatore. Ma io sono allibito, signore. Le faccio un'ultima domanda. Quali dispositivi usa per segnalare al conducente del veicolo che precede l'intenzione di sorpassare, sia nei centri abitati che fuori, sia di giorno che di notte, in sostituzione del clacson? Le quattro frecce. Ma quattro frecce, dai. Shakira guarda Ozuna con faccia stolida e occhio appannato e dice no, perché non è così. E un infuriato Barnes risponde, con le frecce tu non puoi lampeggiare. Che tra l'altro sono i segnalatori di direzione. Ci tengo a precisare.
Ottima prima tranche di travisate, iniziamo da Previ. Michael Jackson, grande. Però... abissale, manca il finalone. Tananai 8:46, grandi fan qui all'interno del building di via Massena di Tananai. Saluto mio figlio che è andato a vedere il concerto, si è divertito un casino, addirittura lui alla fine è uscito nel piazzale, nel parcheggio, e ha fatto i due pezzi che mancavano. Beh, ha finito il tempo. Geniale, bravissimo, bimba di Tananai. C'è qualcuno che ci corregge, bravi, giusto, corretto. Giusto. Io si chiamano indicatori di direzione, non segnalatori. Capito. L'hai sentito con che tono, e aveva accesi gli indicatori di segnalazione. Certo. Voi siete quelli direzione. Che chiamano ancora le flessioni. Piegamenti sulle braccia, push up. Ok. Basta così. Basta. Possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Possiamo basta. Tornare alle travisate. Ti ho fatto malissimo. Ti sta bene. Sì, così impari. Non c'è la cartellina, l'ho fatto sul tavolo. Fatto fa male, ma male. Ripartiamo, bravi. Ripartiamo ancora. Max George. Ancora. Michael Jackson, Leave Me Alone. Michael Jackson parte per le vacanze con gli amici Bomba Atomica, Zuppa e Pino Vietnam. Minchia, che gruppo! Squattrinatissimi, decidono di andare a Gatteo con l'intenzione di fare colletta, dormire in spiaggia e farsi un po' di cerchioni sul lungomare. Prenotano programma leggero, insomma, diciamo. Prenotano per 3 giorni alla pensione Madama Besozzi, stanza con un letto singolo in 3, niente aria condizionata, niente colazione, formula totale imbruttimento. Molto bene. Un problema non calcolato per totale ignoranza della geografia è che la pensione Madama Besozzi è ad Arezzo e la mattina quando si svegliano per andare in spiaggia devono fare 2 ore di A14. Certo. Lo credo che costava così poco. Certo. Ma Michael Jackson non si perde d'animo e dice al Bomba Atomica: chiama a Madama e chiedi, oh, dove sta il mare? Oh, sta il mare. Ma forse la Madama è intesa come la polizia. Chiama qualcuno, aiuto. Poi su Max Giorgi, volendo, c'è pure un messaggio, giustamente. C'è solo Max Giorgi stamattina, ma chi ha fatto abbonamento premium? Basta. Lui foraggia premium. Avete capito i vantaggi? Kevin Rossi, Saxon Thunderbolt. Ci sta. Biff Byford e Ozzy Osbourne, completamente ubriachi e strafatti, tentano di entrare nell'esclusiva terrazza Besozzi. Il butta fuori l'inquadra e subito li avvisa: siete conciate come le merde, vestite come due clochard, puzzate di stallatico, siete brutti, molesti, antipatici, può bastare? Avanti un altro per favore. Ma Ozzy non ci sta, no. E comincia a inveire. Non lo fa entrare. Scusa, che ha detto il tuo amico? Io ho pagato e non lo fanno entrare. Ha detto che lui ha pagato e non lo fanno entrare. Ma come vi chiamate? Biff Byford e lui Ozzy Osbourne. Fatemi controllare. Ok, tu sei nell'elenco, lui no. Fuori dalle parti. Ma un adirato Byford dice: è in lista, cazzo vuoi? Con la mano così, con il gesto. Con il gesto italianissimo. Che grosso colpetto, io lo vedo lì così. Ancora, vai bravi. E poi Gianni Beccaria da Feletto. Feletto? Sì. MC Kevinho, Olha a Explosão. Olha Casuel. Casileuro. Brasil, c'è grande trasporto. George Harrison incontra MC Kevinho alle corse dei cavalli. Senti che ce l'hai una piotta. Guarda, sento che oggi soldatino è vincente. Insomma, soldatino è diventato un cavallo da monta nel 1976. Se tanto mi dà tanto, è morto da un pezzo. Insomma, perché mi chiedi sti soldi? Vabbè, la verità, dai. Se mi dai una piotta, ti giuro che è un investimento sicuro. Un allevamento di galline morosette in una fattoria in Patagonia. Già sentita. No, guarda, lascia perdere. Mi sa che ti sei cacciato in qualche casino. È successo di nuovo. Cosa è successo di nuovo? Mia moglie aspetta il 7° figlio ed è un parto. Gemellare. E un rassegnato Kevinho commenta: ehi Giorgi, ma è il solito casino, sempre incinta. Ehi Giorgi, è mais uma do Kevinho. Você acredita? Ma compro profilato. Attenzione, non lo dice, non dice questa cosa, dice tutt'altro. Ehi Giorgi,
É mais uma do Kevinho. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Io, Previ, direi che possiamo terminare qui, che è talmente bella che la possiamo finire qui. La rubrica Canzoni Travisate è così, eccezionalmente di giovedì.